Resta acceso il dibattito sul polo tecnologico di Via Piovola ad Empoli. Con la variante urbanistica approvata in Consiglio Comunale, necessaria per modificare la destinazione d'uso dell'area, si è determinata una situazione limite e creato un pericoloso precedente che in futuro potrebbe tenere sotto scacco l'amministrazione comunale. Questo è il pensiero della lista civica Empoli a 5 Stelle, come sentiamo dalle parole del consigliere Massimo Giacomelli. L'intervista di Alessandro Lippi. Rispetto alla spinosa questione del polo tecnologico di Via Piovola, qual è il pensiero di Empoli a 5 Stelle? Cittadini, è giusto che sappiano che su quel polo tecnologico la storia in definitiva poi tradotta in soldoni è questa. E esisteva già un polo tecnologico che comunque era il Terrafino, c'è stata una ditta importante di Empoli che era appunto la Mostardini, che per problemi, come spesso sono scesi sui giornali, ha dovuto in qualche modo chiudere, è stato rilevato ai capannoni da altre ditte altrettanto importanti su Empoli. Ecco, quello che ci chiediamo, sono stati rilevati dai capannoni senza in qualche modo avere il diritto a portarci la propria attività. È come se in qualche modo io comprassi un fondo dove oggi c'è un negozio e ci volessi fare un appartamento. La vostra non è naturalmente una battaglia contro queste aziende, tanto per non far nomi Cable e Computer Growth. No, ovviamente non è una battaglia contro di loro, è soltanto per far capire ai cittadini che l'amministrazione comunale, quando prende determinate scelte, in qualche modo deve tenere conto di più aspetti e questo lo deve fare anche a tutela del cittadino. Come dicevo, è stato acquistato questi fondi per metterci un'attività che in quel momento non era prevista in quella zona industriale, dopodiché dopo qualche anno è stata fatta una deroga, sempre tutto nel rispetto delle leggi, e gli è stata data questa possibilità appunto di mettere le proprie attività nel nuovo polo tecnologico che sarà appunto nella zona di Via Piova. Ora quello che ci domandiamo è se i cittadini avrebbero mai comprato, avrebbero speso soldi per comprare un fondo commerciale sapendo che lì la propria attività non ci poteva andare. E questa è la prima domanda e noi lasciamo aperta, che i cittadini è giusto che provi a darci la risposta per conto proprio. Voi in futuro come vi comporterete su questa vicenda? Noi lo monitoreremo molto da vicino, informeremo sicuramente la cittadinanza, perché quello è il più importante, perché queste aziende giustamente possano sviluppare, come tutti noi in qualche modo ci auspichiamo, e possano portare avanti anche il nome d'Empoli a livello italiano, però hanno bisogno di infrastrutture, di strade, di appunto possibilità di aumentare quelle sono i loro lavori e i loro introiti. Per fare questo purtroppo c'è bisogno di lavori di circa 2 milioni e 300 mila euro che saranno a carico dei cittadini, e questo è quello che i cittadini secondo noi devono sapere.